grazie. Prego. As normal, I don't have a choice, so. But, yeah. Dovremmo lavorare un po' perché abbiamo bisogno della traduzione, però magari Kimi può parlare in italiano. Lui oggi non aveva scelta, Antonio, tu sei molto felice invece di essere qui con noi. Sì, felicissimo. Grazie, 1-1 palla al centro. Ci sono tante domande che arriveranno dai nostri amici da casa, avremo poche regole, ma si risponde a tutte le domande anche perché gli autori non siamo noi. Ok. So, Kimi, we have few rules for this game. The questions are not from me and Carlo, so you have to be kind with our friends from Italy, please. As usual. I'm ready to answer to all questions, every kind of question. Which kind of ice cream do you like? Blah, blah, blah. This kind of question, no? Very technical question for you. No, non gli piace il nostro gioco. Vabbè, allora, iniziamo perché ci sono tante domande. Una domanda arriva da Valerio Casciotti per Kimi, che gli chiede cosa vuol dire secondo lui corre da miglior pilota della griglia al pari di Hamilton con una macchina da metà classifica. So, Kimi, we have a question for you. Valerio wants to know how challenging is for you to race with this kind of car, and for him you are the best driver with Hamilton. So, is incentive for you to have this kind of challenge with Alfa Romeo this year? Well, obviously the cars are pretty much the same that we had last year. I mean, yes, it's a different team, but generally, you know, it's not like we have that the car is completely different than what I've driven in the other teams. So, I mean, we are used to it. That's our job. So, you know, it's difficult to go the last tense and get everything out of the car, but if we start driving a few seconds slower, then it's possible for whatever car you've driven. It's not very difficult on that point. If you go 5 seconds slower, then the car could do so. But that's because of us, you know. We like any sport, if you do enough, you get used to, and it gets normal to you. So, yeah, that's how it is. I appreciate if somebody likes, if the fan is good for us. Sicuramente un'esperienza diversa rispetto a quella che ha vissuto fino alla passata stagione. È diverso il tipo di macchina, è diverso il tipo di obiettivo, però insomma un pilota ama quello che ha tra le mani e quindi insomma cerca di fare il meglio. È una sensazione diversa la tua, immagino, partendo al fianco di un campione del mondo con una monoposto che ha fatto vedere però di avere un buon potenziale nella prima gara. Infatti, per me, secondo me, è la miglior, diciamo, dimensione. Sì, perché alla fine ho Kimi come compagno di squadra, che è un campione del mondo, un pilota con tantissima esperienza, e dall'altra parte è un team che è cresciuto tantissimo. Mm-hmm. Nello scorso anno è partito che lottava per le ultime posizioni e invece poi a fine campionato era lì che si giocava sempre la top 10, quindi secondo me è la miglior, come hai detto tu, opzione per iniziare la mia stagione in Formula 1. Una buona combo, insomma, siete. Una bella combinazione, sì. Giovanni De Toma, c'è un saluto dai macchinisti della metropolitana di Milano, li salutiamo. Ciao. Ciao. Andrea Pellegatta chiede a Kimi come è cambiata la monoposto dal suo esordio del 2001 a oggi e qual è stato il periodo in cui la monoposto è stata più divertente. So, Kimi, our friend Andrea is asking you how is changed probably Formula One, the car, from your career start in 2001, now you're a comeback in Sauber, and which has been the best period for Formula One for you to enjoy to drive? I think the driving itself has changed off a lot over the years. Yes, the cars, they come faster and slower and faster again, and that has changed. The look of the Formula One car has changed quite a lot. I mean, if you now see a picture of 2001 car, it looks so simple. You know, it's I think like Formula 4 car looks similar to Formula 3. They are even more detailed than the cars that we had those time. But yeah, the driving experience is very similar. The same rules apply even today than what worked in 2001. So it's just a normal thing from sport. Okay, F1 is probably a bit different than football. It's you still play roughly similar ball, but it's like every sport goes forward and new rules. I think the rules dictate a lot what you get, but it's the driving itself is the same still.
And maybe the best one for you for was 2007. Yeah, I mean, that's if you take purely as a result, yes. I guess we are here to try to win championships, and that's the only time. But yeah, I enjoyed them many times. Obviously, some days are more difficult and things are not going right. It's not always the most fun place to be. But generally, I think for sure I have more good days than bad days. So that's a good start. So. Vabbè, partiamo dal fondo. Dice che la macchina 2007 se è stata la migliore, beh certo ha lottato con quella per vincere, ultimo campione del mondo della Ferrari, il mondiale nel 2007, dice però è sempre divertente guidare una monoposto, ci sono dei momenti più facili, dei momenti più difficili, e poi ha detto che il passaggio delle ere dal 2001 ad arrivare oggi al 2019 è un po' come nel calcio, come negli altri sport, cambia la tecnica. Se si va a vedere una foto della macchina del 2001 quando Antonio non era ancora nato, quasi, era piccino, vede delle macchine molto semplici, sì, no? Che sembrano delle formule minori, perché sono completamente cambiate e sono diventate anche delle opere d'arte, sottolineerei. Manuela invece vuole sapere, sia da te che da Kimi, Antonio, che rituali hai prima di salire in macchina o cosa fai prima della gara? Ma prima ero molto più superstizioso, adesso un po' meno, e ho ancora, diciamo, il fatto di salire sempre dal lato sinistro della macchina. Okay. Quindi però l'ho sentito già da un altro po' di piloti che abbiamo lo stesso rituale, e poi niente, segno della croce prima di partire e basta per adesso. Kimi, what do you do before to jump into the car? You have some rituals or something special that you do before the race? No, not really. I mean, I get, obviously we need to wear our racing suit and gloves, and I think it's pretty much the same story always, because the sessions are always separate from each other, so you get changed and then obviously come up with the earplugs, helmets, balaclava stuff. So that's the only thing. I think that's what happens just before. I think before that, usually we have meetings that before, and then after that you have a little bit of time to get ready, and then it's time to try. Kimi non ha nessun rituale particolare, si mette la tuta, la balaclava, insomma il casco, si mette tutto in sicurezza e poi sale in macchina, anche perché tutte le volte è sempre la stessa roba, e lui è così. Carlo Criscione, Antonio, chi sono i tuoi miti, i piloti a cui ti ispiri oltre a Raikkonen, his heroes? Ma quando ho iniziato, diciamo, a seguire la Formula 1 come gran premi e gare era 2001-2002, quindi lì il pilota che vinceva e stravinceva era Michael Schumacher con su una rossa, quindi su un team italiano come la Ferrari, quindi sicuramente lui è stato uno dei miei idoli o punti di riferimento. Dall'altra parte comunque lottava con Kimi anche in quegli anni, quindi Kimi sicuramente era uno dei piloti che ho sempre seguito e ho sempre apprezzato, e infatti adesso mi sembra ancora strano, sai, esordire in Formula 1 con uno dei piloti che seguivo da piccolino. Massimo Asnaghi chiede se gli fai un saluto a Massimo. Ciao Massimo. Tanti amici vogliono sapere come è cambiata la vita di Kimi dopo la nascita dei suoi bambini. How has changed your life after the birth of your sons? Your career also, not only your life. It's more difficult. I think career hasn't changed at all, but life obviously has changed a lot since I was born, and then since that we have our daughter. So yeah, obviously I'm away a lot, so it's more complicated in a way. If we want to go somewhere, obviously we need to plan it. Before, we used to just go and you don't need to think a lot, but yeah, it's a great thing. I wouldn't change it to anything, but it's for sure. I'm happy that I have a wife that takes good care of them when I'm not home, so I know it's I don't need to worry about it or anything, and it's nice they are here with us, so the whole family, so obviously it's great, and it's busy days when you're at home, you know, they never seem to stop, so they have energy for sure, much more than I have. But bella, Federica, sì. But we can see on your social that you bring your little baby on a little moto, but I would like to know if you do something more with them, if you read stories to them before you go to sleep, if you are a father like others. Sure, I mean, we do the normal thing. I think that what I'm used to do when I'm young, and I think
everyday stuff, you know, playing, doing different things outside and inside, and you know, there's nothing. In my mind, there's nothing different than what I'm used to when I was young. And, yeah, we, you know, I'm not very good reading stories, but yeah, sometimes I have written. But yeah, it's very normal things, you know, just playing things, football, whatever it is. Bello, abbiamo conosciuto anche il Kimi papà, che ci ha raccontato la sua vita molto normale, di giornate molto intense quando a casa con i suoi bambini, di una moglie molto brava che si occupa di loro senza far arrivare a lui nessun tipo di preoccupazioni. La carriera invece non è cambiata per niente. C'è un amico, Andrea La Fornara, che magari conosce Antonio, che dice: il rettilineo di Monza è meglio del rettilineo che collega Martina Franca a San Paolo? Forse questa è una cosa che sapete tu e Andrea. Ma meno trafficato sicuramente. No, sì, è una strada, è vero, molto lunga, però il rettilineo è più lungo sicuramente di Monza e meno trafficato rispetto a un rettilineo di Monza. Salutiamo così anche tutta la Puglia che ti segue. Infatti, in tutto il mondo. A tutti i pugliesi, martinesi, in questo sicuramente lui è martinese perché conosce molto bene questa strada. Ci chiedono, Marco, nello specifico, vi sentite la quarta forza del campionato? Ma secondo me, come diciamo... Scusami Antonio, salutiamo anche gli amici Sky Sport 24, ciao a tutti. Questa è una grande occasione, quella che abbiamo, di seguire, di far seguire i nostri amici da casa live sulla pagina di Sky Sport Formula 1 Facebook e quella di Alfa Romeo, i due campioni dell'Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi e Kimi Räikkönen. Stavo chiedendo ad Antonio, poi lo chiederemo anche a Kimi, se si sentono la quarta forza del campionato. Scusami Antonio. Ma dopo Melbourne abbiamo visto sicuramente che c'è una metà gruppo molto ravvicinata, e quindi non saprei dire se siamo la quarta forza, ma possiamo lottare per esserlo. Quindi questo è l'obiettivo di quest'anno, migliorarci sempre di più e cercare di essere la quarta forza a fine del 2019. Do you think, Kimi, that you can be the first team on the grid at the end of the season? I have no idea. Obviously we aim to do as well as we can, and we only done one race, so that's not you know, it's very hard to say from that where we're gonna be. I mean, the time will tell, obviously, and I think, yeah, we've been not too bad, but this only one race, so we'll see how it is in here, and then going forward we can only do the maximum that is possible from our side, not just from as a drivers, but as a team and all the members, and then the result what we got is, or we'll get, it's that's it, you know, it's, as long as we do maximum, I think we should be able. Kimi dice che è un po' presto per dire saranno la quarta forza del campionato, che sicuramente loro come piloti, ma soprattutto il team, ci metterà tutto quello che ha per fare il meglio possibile. Dopo una gara forse difficile, però sbilanciarsi nonostante la macchina abbia fatto vedere un buon potenziale. Io volevo chiedere, lo chiedono in tanti, a Räikkönen, if you are worried about to become 40, sei preoccupato di entrare in quarantena? Not even close yet, so, you know, I'm not worried. It's just inside, not... how old are you? I don't know, not very old. You know, maybe too young sometimes, but it's okay. I'd rather be that side than yeah, I don't feel as 40. I don't know how it's supposed to be when you're 40, but when we're healthy and can do what we want, it's the main thing. Valentino is 40. Valentino, yeah. Rossi is 40, no? Yeah. So it's a good generation. Good or bad, but that's what I am. So, you know, I'm happy. You know, I wouldn't want to be 20 again. So, you know, I'm happy where I'm. You had a period out of Formula One. I would like to know if you have never think about to retire. If I think about retiring or not. To retire from Formula One, I retired already once, roughly half, you know, and for a rally, and I thought for sure it will never race again, and in F1, but how it turned out, it was absolutely different than I thought, but you know, that's why in a life you never know, you know. But without being 2 years out, doing rallies and other stuff, for sure today, be here, so I think I was very happy to go that time, and yeah, also was a good decision. How long you would like to drive? You don't know. As long as I enjoy it and somebody wants me, so you know, it's I think you know, for sure there will come a day that I don't enjoy it anymore as much as is needed, and then for sure that day I will stay home. So
Vabbè, quindi rassicuriamo i tifosi di Kimi che se fosse per lui adesso firmerebbe già un contratto di 10 anni, perché dice finché c'è il divertimento, finché c'è la velocità, allora tanto vale stare dentro. Poi sui 40 anni chi se ne frega, non vorrebbe neanche tornare ai 20, ha detto che sta bene così ed è felice, quindi viva Kimi e i suoi quasi 40, ma non ne ha 40 ancora, ne ha qualche... Quasi. Sei il più vecchio del gruppo, Vanzini, devi assolutamente rassegnarti. Elisa, vuoi sapere quanto ti è servito, Antonio, il simulatore che hai fatto in Ferrari e l'esperienza che hai fatto prima di arrivare in Formula 1 anche in GP2? Sicuramente da fuori può sembrare che sono stati 2 anni persi, tra virgolette, o in panchina, però alla fine secondo me sono stati 2 anni che sono serviti tantissimo alla mia carriera, alla mia crescita, perché alla fine ho lavorato con i migliori ingegneri, con il miglior team che adesso c'è in Formula 1, che c'è sempre stato, e in questo momento purtroppo per i piloti che arrivano in Formula 1 non ci sono tantissimi test, non puoi fare test, e quindi il simulatore è sicuramente il momento dove puoi imparare, puoi crescere un po', e quindi sono stati 2 anni sicuramente importanti. Poi quando ero qui in pista cercavo di seguire sempre tutti i meeting con Kimi e con Sebastian, cercavo di appunto crescere anche dai loro commenti e trovare qualche trucco che sicuramente loro sanno più di me. Kimi, do you hope a day to come back in F1 with Robin driving a car? I don't know, I haven't thought about it. I mean, I hope he's gonna try it, at least cold car, and then he loves car. Yeah, that's what he says, but you never know with the kids, you know. They might today they like cars, tomorrow they like something else. So I think it's a normal with kids, and really take him in the summer to try cold car, and if he likes, then see what comes out of it. But I think it's a good hobby anyhow, the cold car thing, if nothing else comes out of it. So we'll see. I mean, it's way too far to say. And whatever they like to do, we try to support them as much as we can, and that's it. È giovane, piccolino ancora Robin, quindi vedremo quello che sarà. Intanto lui ce la metterà tutta per supportarlo e per assecondare quelle che saranno le sue passioni. Vedremo se quel kart andrà bene. Cioè, ma quei bambini Francesco, non si sa mai. Proietti, che chiede a Kimi se può invitarlo a casa. Dove? A casa sua? A casa sua. There is a friend of us that is asking if he can come to your home. Yeah, you know Kimi, don't be scared. It depends on what. Yeah. No, to know you. It's the Italian way. Yeah. Don't be scared. No, no. Play badminton? No? I don't know. Which is your relationship with the Italian way? You know very well the Italian way because you stayed in Ferrari. I don't get involved with it, so it works okay. Then, you know. I think that's why it works fine. So. Do you like pasta, pizza? But I mean, you know, they have different way of doing things, and obviously every country has a different way of doing things. Obviously, there's a lot of different nationalities in all the teams, so it's... But it was difficult for you at the beginning with Italians or not? No, because I didn't get involved too much. if you get involved on everything, then you know it will be stressful. But for me, it was in a weird way. It always worked well with the Ribéry and Finn, and not getting stressed about things. So I think it worked okay. È un genio Antonio, perché alla fine ha detto va bene gli italiani, va bene tutti, tante nazionalità, importante non metterci troppo italiani, perché forse diventano un po' invadenti con lui. Per te invece in tanti ci chiedono com'è il rapporto con Kimi, perché in tanti da casa sanno che lui è anche molto diverso, no? Dietro le quinte, se vogliamo, è così? Ma è simpatico, onestamente magari da fuori non sembra, ma è molto simpatico. E poi io alla fine diciamo che con i finlandesi mi sono trovato sempre molto bene, credo che sia una delle, diciamo, ho avuto un amico nel go-kart che era finlandese e mi trovavo benissimo. Quindi parli un po' di finlandese? No, purtroppo no. Purtroppo he doesn't speak Finnish. No, no problem. Antonio, you have to learn a bit of Finnish. No, we can communicate in English or something. Okay. You have to go to Puglia to see side, you know? Yeah.
Yeah. You have to go to seaside in Puglia. It is home. It's fantastic. He's from an place. Amazing place okay. in Italy. But I didn't know. So I learned something new again today. You have to invite him. Come on. Okay, okay. Quest'estate lo inviterò. This summer. Quindi? Quindi no, mi trovo benissimo con lui, perché alla fine, come dicevo, con i finlandesi mi sono sempre trovato bene. Ho corso la 24 ore con Tony Bilander lo scorso anno, che è anche un amico di Kimi. Quindi no, sono simpatici e alla fine, appunto, lui è comunque un campione del mondo. Quindi, come ho già sempre detto, è sicuramente il miglior compagno di squadra per iniziare la mia carriera in Formula 1. Hashtag tutti pazzi per Giovinazzi. Dobbiamo insegnarlo anche a Kimi, tutti pazzi per Giovinazzi. Guarda, è un hashtag che è nato nel 2014, se non sbaglio, quando correvo in Formula 3 a Imola, sì, per una gara a Imola, e lì cercavamo di trovare qualcosa di simpatico, è riuscito questo tutti pazzi per Giovinazzi. È un hashtag che alla fine è simpatico e sono contento appunto che molte persone lo diciamo utilizzano. Kimi, he has his own hashtag. Tutti pazzi per Giovinazzi, all crazy for Giovinazzi. It sounds good. Yeah. Do you have your own in Finnish? No, you have to do it. You have to create what? One for you. For what? For you. All crazy for Kimi. In Italy, you know, that you have a lot of fans. You know that in Italy. Yeah, but they can without that stuff also. They can be crazy if they want. Yeah. But why do you think that you are so popular in Italy, apart of Ferrari? But they love you. People love you. You need to ask them. I mean, okay, we ask to you. Lo chiediamo a voi. There, so you ask, and hopefully they answer. And people always ask, but I don't know. I'm happy that they, you know, they support, they follow, and that's a great thing. But I have no secrets. I do what I feel is right for me, and feel like I am, and probably it's that. And I don't try to do things that people like. If they like, it's great. If they don't, it's fine. Forse è questa, Carlo, la magia di Kimi, proprio il suo essere trasparente, l'essere diretto ed essere quello che piace, no? Poi anche alla gente in Italia, così come ha detto lui, chiedetelo a loro, io non lo so. Le ha invitati, allora diciamo, Raikkonen vuole sapere perché lo amate. Infatti, chiedete, cioè perché rispondete amate a lui, domanda di Kimi. I would like to know how you use your social, because we have seen that you are also for this, you are soloed in the world, because sometimes you think, this is my helmet, ready for this, ice mood, ice cream mood. Do you like to do this? You enjoy? Why you do? I get a lot of help from my wife, so, you know, it's, I don't know. There's not really one reason why I do it. I mean, hopefully the fans that follow likes it, and that's, you know, more for them than anyone else. You read what people are about? Yeah, yeah, not always, obviously. There's quite a few answers, but yeah, sometimes. Comunque legge, non sempre, però i commenti che fate alle sue foto, dice che l'ha coinvolto la moglie, è sempre così, comandano le donne in casa. Ovvio. E poi che guarda tutto, legge, gli piace, che insomma si diverte. C'è un consiglio che hai chiesto a Kimi? Vogliono sapere da casa, Mauro? Ma per ora no, siamo solo, diciamo, cerco solo di ascoltarlo, soprattutto nei commenti, come ho sempre fatto anche negli ultimi 2 anni, e cerco di imparare da solo, quindi, però sicuramente è un ottimo riferimento, un'ottima persona da ascoltare, perché ha tantissima esperienza. Kimi, do you have any kind of suggestion for Antonio for his career in F1? Not only linked to your car today, to live in F1, to be... To live? Yeah, to in general. to survive to this world. As long as he's, does his job as well as he can, then, you know, hopefully that's good enough, and then it's up to, obviously, have a good people to helping him, but, try to enjoy and worrying it too much, you know. So, like I said, if he does the best as he can, what else can he do? Good or bad, what comes after that, it's, you know, he's at least given his best, and we see. Hopefully he stays here. I think it would be nice for Italians and for him also. Obviously, it's tough first race, but it's a long season, so we try to push forward and get good results on both cars. So. Bello.
detto di non mollare, guardare avanti, che la stagione è lunga, di circondarti di delle giuste persone, di fare sempre il tuo meglio. Bello, ho detto a Kimi. Kimi, qui c'è intanto una tifo, super fan, tipo barenita per Kimi. Fabrizio, asking you if when you was young, when you were young, if you think to become a champion in another sport, maybe hockey or if you I have, like I said before, I think kids, when you're a kid, you know, today you like this thing, next time you like that thing. So, you know, I remember my mom told I wanted to do ski jumping. Ski jumping? For a while. Really? And that never turned out. That's crazy. First of all, I wanted to, well, I started with motocross, so that was a lot, like, I always wanted to do more, but if then we end up in go-karts and... How old were you when you did ski jumping? No, I didn't do, but I wanted to. Ah, you I wanted was telling to? Ah, that, okay, I want okay. to do ski jumping. We can try. Yeah, I will. I will. We can try. Yeah, for sure I will. You tried in Campillo, so... Must be nice, huh? But anyhow, and then, yeah, things were different every day. Oh, I want to do this and that. And, in the end, I have told, my mom told me that I told him that I will, that I will be a world champion, but I don't know which sport yet. No, it turned out to be okay. Mi piacerebbe fare tutto quello che ha un motore e poi sarebbe piaciuto, giocava hockey, gioca ancora hockey, mi sarebbe piaciuto fare ski jumping, quindi il salto con gli sci, che fai questi 130 metri di volo, beh, bello, bello. È classico, è anche, no, della Finlandia, insomma. Vero? Classico dell'Italia invece, Alessandro Straziotta, prima di invitarti a cena vuole sapere capocollo di Martina Franca o Ricci Savelletti, voglio sapere i tuoi gusti, a tavola, pesce o carne, dai. Capocollo di Martina Franca. Va sulla carne. Essere invece un pilota di Formula 1 e rappresentare l'Italia intera, è più bello o più pesante come responsabilità? Vuole sapere Marco? Ma solamente un orgoglio immenso, perché alla fine, appunto, dopo 8 anni sono riuscito a riportare un pilota italiano in una griglia di Formula 1 e alla fine tutti gli italiani, tutti i tifosi italiani se lo meritano, perché dopo, appunto, avere due brand importanti come Ferrari e Alfa Romeo, avere anche un pilota italiano e supportare un pilota italiano secondo me è importante, quindi secondo me è solo un motivo d'orgoglio. Kimi Giovanni wants to know if did you expect this kind of problem that Ferrari had in Australia? I didn't expect anything, because obviously I don't know what they do any more than people like you guys or all the fans that you see what happens from outside. So yeah, in testing they look very good, but then obviously last race or the first race of the season they were not that great in their own expectations. But I don't know. I don't base a lot of things on testing, because we've seen from years and years already that you can be very fast in testing for many different reasons, and then in racing it might be a completely different story. But I think this weekend will tell a lot more than where they are compared to Mercedes or Red Bull. So we'll see. Vedremo dove la Ferrari sarà, anche confrontandola con Ferrari, con Mercedes e Red Bull. Chi mi dice non lo so cosa potevo aspettarmi, non so se hanno avuto i grossi problemi, anche perché probabilmente ne sapete più voi rispetto a me, io ero concentrato su di me. Francesco vuole sapere, Antonio, se sei tifoso della Ferrari, almeno una piccola parte del tuo cuore, and Kimi, if you are a supporter of Ferrari, a little part of your heart still in Ferrari or not? Physically I'm not there, but obviously we have like, let's say, half of our rear end is a Ferrari. So and the heart of your car and, so is Ferrari? Yeah, it's, you know, obviously it will never disappear from my life, and that's a good thing. And you know, we had a good run together, and we won 3 championships with Ferrari, so you know, I'm glad that I was there, and I have very good memories and a lot of people there that I see and laugh with them. So yeah, it's always gonna be a part in my heart, and you know, a big part of my racing career. So yeah, it's, you know, it will never disappear. You know, even we race against each other, but it's still there. Antonio? Ah, io lo sono sempre stato. Sfido chiunque italiano non supporti Ferrari, quindi
È stato anche, diciamo, il team che mi ha portato qui in Formula 1, certo, come terzo pilota Ferrari. Adesso sì, faccio parte di Alfa Romeo Racing, però auguro il meglio per Ferrari per questa stagione. E tu ti aspettavi difficoltà viste in Australia? Ma come ha detto Kimi, dei test sembrava veramente una macchina, super, diciamo, macchina, super macchina, sì, anche rispetto a Mercedes e Red Bull. A Melbourne non è andata benissimo, però sono sicuro che capiranno cosa sia successo, e qui in Bahrain, che è già una pista un po' più pista rispetto a Melbourne, la Ferrari tornerà a essere la vera Ferrari. Allora, ci chiedono, sì, abbiamo detto perché amate Kimi, no? Why you are falling in love for Kimi? They say because you have won the last championship for Ferrari, perché hai vinto il campionato. Particolarly Nico say because Kimi is what we see. Kimi is this. It's not political. It's Kimi. It's right? Well, I don't try to get involved in political stories. And, it's too many of them, anyhow, in F1, I think. But you are really this. Yeah, well, I said earlier that I do things how I feel is correct for myself, and, you know, right or wrong, I can live with the choices afterwards, because at least it's my choice. So, you know, as long as I can choose what I do, and maybe the end result could be better if I would have done something different, but at least for me to live with it is no problem, when it's my decision. Gabriele would like, poi traduciamo, Gabriele would like to know, vuole sapere Gabriele, why Iceman? And if this is Robin? New tattoo? It's Robin. Rihanna's Robin will come on some point. Oh, wow. I didn't have time enough, so later on some point. So. Yeah. I need to find a space somewhere. So. But no answer for Iceman. I mean, he came with in McLaren times with Ron Dennis, and I think that served me well. I mean, you know. So, but do you feel like an Iceman or not? I'm cold right now. Okay, I would never think that in Bahrain I'm cold. So, you know, maybe there's some truth in it. Like, I need to probably ask somebody to bring me a jacket. Un paio di domande. Abbiamo allora il tatuaggio per, sì, Robin, che è il suo primo bimbo. Che bello! Sì. E Iceman è il nickname che gli hanno dato nel tempo della McLaren. E non mi ricordo perché, tutta la no, parte ho detto, prima. Iceman, forse perché adesso siamo in Bahrain, ma sto congelando, va quindi bene. Probabilmente Iceman. Abbiamo un paio di questo domande perché, ancora. Sì, Giampiero vuole sapere, Antonio e Kimi, qual è stata la prima macchina che avete guidato a 18 anni? The first car that have you driven when you was 18? But I think that they drove before. Yes, okay, but with the license. My first car was Lada, Russian made. Lada. I think it's now owned by them. La tua, Antonio? 500 Abarth. No, no, ah, 500 Abarth, Antonio, no, spingeva già. Sì. Abarth. Abarth. You got the very good cars right away. Kimi, you are in our hearts. A lot of fans from Italy wants to underline that they love you. Qual è il tuo nickname, Antonio? Quando giochi la PlayStation, vuoi sapere Matteo Avegrazia forse ti vuole sfidare? Lo vuoi dire? Prima non ho la PlayStation, ho l'Xbox. Ok. Poi AG99. AG99. Ogni volta. Quindi adesso avrai un miliardo. Ok, infatti. Do you play with PlayStation, Xbox and so on? Do you like it? I don't remember when I played last time. I don't have it at home. Or maybe I have, I'm not sure. But I'm sure I was thinking it one little few days ago, because obviously when the kids comes older, I'm sure they want to play, so, you know, then I start again, you know, I haven't played, I don't play it okay that much. I mean, I think I don't even remember when I played last time, so, you know, but soon I think it will start, so then I need to play more, so
For sure, for a while I can still win, but further we go, more chances there is that I'm gonna lose. You can train with me now before. You can train with me now. You play? Yeah. I think I have home. I'm not even sure if we have home anymore. I might have given it to my brother's kids a while ago. Against Robin, will be better, no? Chiudiamo con we're finished, but chiacchieravamo sui giochi alla fine. Non ci siamo mai riusciti, ma David lo chiede. Vuole che a chiudere la trasmissione sia Kimi con un saluto in italiano. Please, Kimi. We finish, and our friend would like that you close this with the bye bye in Italian. Bye bye. No, ciao. We know that Mintu is learning Italian. You know. So you have to. Maybe not anymore. I'm not sure. Try. No. Ciao amici. Goodbye. Ciao amici di Sky. Ciao amici di Sky. You can do it. I can do it in Finnish. Okay, you can do it in Finnish. Moi. Vabbè, lo fai tu Antonio per tutti e due. Okay, li saluti tu i nostri amici da casa. Ciao a tutti amici da Sky, e spero sia un weekend positivo per l'Italia in generale, e dai, supportateci in tanti questo weekend, e spero sia un weekend positivo per tutti. E forza Alfa Romeo. E forza Alfa Romeo. Sì. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Bye bye. Ciao a tutti. Moa, Kimi's Moa. Moa.